Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video di recensione. Ho fatto un rapido check, ne sono usciti diversi, quindi credo che spacchetterò i video recensione. In questo video qui ci sarà un po' di tutto, un po' di più. Ci sono diversi campioncini, quindi dovremmo andare più vit vit, perché ovviamente l'utilizzo è stato meno prolungato nel tempo. La prima cosa di cui voglio parlare è questa matita della Yves Rocher doppia. Da un lato un bel verde, dall'altro un bel viola melanzana, molto carino, è di una collezione estiva, ogni tanto le ripropongono. La parte viola è Bougainville, la parte verde, oddio mio, non lo riesco a leggere, Myth Tropical credo che si pronunci. Allora, ora vi faccio vedere le colorazioni e ne parliamo. Il viola è un bellissimo viola melanzana e il verde altrettanto, un bellissimo verde vivo, molto 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 bello. Questa è la matita e queste sono le due colorazioni. Allora, di questa matita io posso utilizzare soltanto la parte verde. Vi spiego perché. Quindi passiamo alla parte violacea. Praticamente questa bellissima matita viola mi è allergica. Questo dovrebbe avere anche una numerazione. Un attimo solo, scusatemi. Ma non la vedo. Se c'è numerazione ve la lascio giù nell'info box. Al momento non riesco. Forse sta qua dietro. Un attimo. La 320. Allora, la parte viola, come vi stavo dicendo, ha fatto la... l'ho messa una sola volta e poi l'ho cestinata. Mi ha fatto lacrimare così tanto l'occhio che mi sono dovuta struccare, mettere le goccine per calmare l'occhio e in quel giorno non truccarmi più neanche il mascara. Appena l'ho messa, non l'ho messa neanche all'interno, ma ho sporcato le ciglia sotto, mi bruciava così tanto che ho pensato che fosse andata male, quindi avevo poi paura di provare la verde. Poi mi sono fatta coraggio, ho provato la verde e la verde non mi dà questo fastidio. La verde, come vi dicevo, è questo bellissimo colore. E qualche indicazione sulla verde ve la posso dare. Ovviamente scrive male e poco nella rima, ma non è una matita che pretende di scrivere all'interno della rima. Non brucia. Ovviamente non brucia. E mi piace tantissimo come base, lascia sull'occhio proprio questo bel colorino che si può sfumare andando poi su con un ombretto. È molto gommosa come consistenza, quindi fa buon aggrappante. E i colori comunque si riescono a sfumare in modo bellissimo. Non mi piace tantissimo come linea d'eyeliner perché è un colore troppo chiaro per delineare l'occhio, però per una linea così allegra, verde ci sta pure, però per delineare l'occhio non tanto. Preferisco, anche se metto colore sopra, ma o più brillanti o comunque un pochino più scuri. Però questa qua è bella anche sotto, sporcando sotto le ciglia, agli occhi un pochettino che rilasciano un po' di verde, fa un bel effetto, quindi mi sta piacendo. La parte viola è da cestinare. Secondo prodotto di cui voglio parlare sono degli applicatori della Mia Style. Li ho pagati 1,40 euro, sono applicatori in silicone doppio. Dentro ce ne sono 6, se non erro, due li tengo già in utilizzo. Anche il contenitore non è male con questa zippettina, può sempre essere utile. Dopo taglierò probabilmente questa parte qua, rimarrò solo con questa. Comunque, l'applicatore è anche abbastanza lungo, quindi riesci a manovrare il colore sull'occhio. Ha una punta abbastanza resistente, quindi si riesce a sfumare anche sotto l'occhio. E anche se applichi una matita sopra, riesci sempre con la punta o con il laterale a fare l'effetto smoky. Ma la cosa che mi piace di più è il modo in cui il silicone, a rispetto di una spugnetta classica, quindi un applicatore spugnetta classica, prelevano i pigmenti, gli ombretti, e li depositano. Pochissimo, come si dice, fallout, quindi pochissimo smaltimento di prodotto sulle gote,
e una buona sfumabilità, perché la vai ad applicare e poi dopo con un pennello da sfumatura li puoi andare a sfumare. Una cosa in più che mi piace di questi qua della Mia Mia Style, si lavano in modo eccellente, pochissimi passaggi, un pochino di detergente per pennelli, detergenti delicati per mani, e liberate l'eccesso di colore dalla spugnetta, quindi sono più e più volte riutilizzabili. Mi sono piaciute tanto. Stavo morendo. Prodotto di make up della Astra, questo è un Fluid Cover Pen, un correttore liquido nella colorazione 01, classico correttore a pennellino, ormai me ne è rimasto proprio poco. Astra, vabbè, è un made in Italy. Io credo che il tizio che mi ha guidato nell'acquisto me l'ha fatto prendere troppo troppo chiaro. Ora voglio depositarle un po' sulla mano. Pennellino è questo, e il prodotto è quello che vedete sulla mano. Come vi stavo dicendo, credo che sia troppo chiaro anche per il mio incarnato, perché diciamo è un color un po' rosato, quindi dovrebbe illuminare bene, ma forse è troppo chiaro, rischio a volte che mi ingrigisca le occhiaie invece che illuminarmele. Quindi non vedo l'ora che finisca, così lo cestino e me ne compro uno che mi stia meglio. Io l'avevo detto a quello che era troppo chiaro per il mio colore. Vabbè, sorvoliamo. La durata non è eccellente, ma comunque un correttore in penna dura veramente poco. Si può aiutare ovviamente la durata con o una base sotto, oppure mettendo tanta tanta cipria. Quindi poi ovviamente spolverandola via una volta terminato di truccare il tutto. Più o meno a utilizzo normale, quindi stesura e cipria classica, quindi stesa in modo normale, un paio di ore ve le fa. Dopo inizia a segnarsi. Io mi segno tantissimo in questa zona, è molto scura, e nella riga qui. Per il resto qua sotto non ho tantissimo, mi occorre qualcosa quindi per illuminare. Questo dura troppo poco per i miei gusti. Allora, poi Benecos è uno shampoo che cosa? A melissa e ortica. È vegan, è certificato Biomix e anche qualche altra certificazione. Questo fu un pezzo di un regalo di quest'inverno di mia cognata. Allora, shampoo naturale per una pulizia profonda e capelli puliti con ortica e idrolato di melissa. Stavo tradotto da merda, vabbè, sorvoliamo. Ha un buon profumo. Secondo me sgrassa leggermente. Io ho un cuoio capelluto e un capello abbastanza grasso, e questo shampoo, ovviamente l'ho potuto utilizzare per una sola applicazione, me l'ha sgrassato un pochino troppo, però di contro mi ha permesso di tenere in piega la posa, però, per tenere in piega la posa. Per tenere in posa la piega un pochino più a lungo, perché ovviamente sgrassando sono riuscita a fare il mio mosso con il diffusore e la schiuma, e quindi è rimasto un pochino di più. Però secondo me a lungo andare, facendo più e più lavaggi con uno shampoo così sgrassante, abbiamo l'effetto contrario, quindi subito si vanno a sporcare. Però per un utilizzo ogni tanto ci può stare. Struccanti, confezione piccola della Premium Lila, non Lilla, con proteine di mandorle, sono 10 salviette occhi, viso e labbra. Vabbè, in confezione pocket, io l'ho comprata per i viaggi. Non mi sono piaciute tantissimo perché, a parte che, ok, sono piccine, però di solito in confezioni così piccole, se piegate bene, gli fuoriesce almeno una bella salviettina. Qua è veramente leggermente più grande. Non la voglio cacciare perché è uno spreco. Dopo mi dovrei struccare solo la mano. Ok, ci strucchiamo la mano. Comunque la salvietta è molto piccola. Io ho trovato salviette anche in confezioni così piccole, ma molto 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 più grandi. È abbastanza umida. Ora chiuditi, perché se no di umido ti rimane poco e niente. È abbastanza umida, questa è la sua grandezza rispetto alla confezione, ma ha un profumo
troppo forte e brucia gli occhi. A struccare strucca, però non riesco tipo ad andare preciso vicino alle ciglia per tirar via tutto il mascara che mi ha struccato la mano dalle matite, perché mi brucia l'occhio. Dopo lo struccaggio con queste salviette avevo tutti gli occhi arrossati e il giorno dopo erano comunque molto sensibilizzati e ho avuto difficoltà a mettere le lentine, quindi non mi sono piaciute tantissimo. Ora le utilizzerò ovviamente, però non credo di comprarle più. Queste le ho trovate all'MD, supermercato sotto casa. Ancora una confezione in vetrina, è un detergente intimo della Alkagen, una soluzione per l'igiene intima, pH leggermente alcalino, quindi il pH diciamo ottimale per le donne in fase di diciamo in fase normale, né ragazzine, non vorrei dire, vabbè, né ragazzine né donne più adulte. Comunque, vabbè, è un detergente intimo, complesso vegetale, calendula, malva e tiglio, ad azione antiprurito, efficace azione lenitiva, protettiva e rinfrescante, indicata in caso di bruciore e irritazioni dei genitali esterni in ogni fascia d'età, senza coloranti, parabeni, eccetera. Scusate il telefono, vi dimentico sempre di spegnerlo. Allora, questa era da 7 ml, quindi ho fatto più e più utilizzi, anche se c'è scritto monodose, ma io almeno non spreco 7 ml ogni volta che mi lavo. Comunque, nel periodo in cui ho usato questo campioncino, ero tra uno e l'altro, quindi relativamente pulita e in procinto di... E quindi nella situazione tra virgolette delicata in cui c'è la fase di passaggio tra un ciclo e l'altro, lo diciamo tanto, siamo a tu per tu, io e te. Comunque, e a volte capita che in quel periodo si hanno delle irritazioni particolari dovute alla fuoriuscita di, sai di cosa sto parlando, e mi ha aiutato molto perché mi ha lasciato la parte molto idratata e rinfrescata. Idem con patate, con quest'altro, sempre un detergente intimo ultra delicato, aloe vera, due volte certificato, due volte più efficace. Rispetta le aree soggette a secchezza e irritazione, il detergente intimo così bioattivo ad essere idratante con probiotici, proteotici, acido ialuronico, C3, estratto di pompelmo, salvia. Pelli sensibili, intolleranti, soggette ad arrossamenti della zuccari. Non so se c'è scritto qualche altra cosa. Il primo detergente intimo al mondo con una formula senza acqua aggiunta, completamente sostitutiva dal succo di aloe vera non pastorizzato e non filtrato a carboni, quindi molto più delicato rispetto a questo. Concentrato due volte attraverso l'esclusivo processo di reverse, non so cosa sia, vabbè, un brevetto. Ok, azione intima, va bene. Questo è anche si può anche diluire, quindi per come posso spiegare, per cicli più lunghi, quando si deve rinfrescare dopo aver messo delle medicine eccetera, si può diluire due cucchiai di questo all'interno di un litro di acqua e effettuare i vari sciacqui e risciacqui che ci vogliono durante alcuni processi medici, non tutti, quindi immagino post parto eccetera. La pastorizzazione è un processo che potrebbe compromettere la bioattività dell'aloe vera. Quindi scegli l'aloe vera di zuccari rigorosamente non pastorizzata. Comunque con entrambe ha avuto un sollievo e una freschezza, si può dire sì, una freschezza molto prolungata. In entrambi i casi sono stati usati ovviamente più a lungo durante le due fasi del ciclo. Beh, ormai che ci siamo, parliamone. E con entrambe mi sono trovata bene, probabilmente forse più con questo, lo sentivo più delicato rispetto a questo
Alcalgil, però entrambi mi sono piaciuti molto. Poi uno shampoo sempre in confezione, questo è per i bimbi, quindi dell'Ofira della linea Amido Mio. Un baby shampoo con olio di riso, delicato, protettivo, non brucia gli occhi, che è vero. Ok, ce l'avevo, l'ho voluto utilizzare, io non ho ancora bebè, quindi l'ho utilizzato su di me. L'ho trovato molto nutriente, proprio considerando che la cute di un bimbo deve perdere la crosticina lattea, quindi non si può utilizzare un prodotto aggressivo, altrimenti si fa del male al piccolo. E quindi un prodotto con l'olio di riso lascia una sensazione di idratazione che per l'adulto, visto che l'ho utilizzato ovviamente alla mia età, cosa comporta? Non comporta un ingrassamento del capello prima del dovuto, quindi un capello che si sporca prima, ma un'idratazione e una ristrutturazione secondo me del capello, perché dopo che ho usato questo shampoo il mio capello era molto più morbido rispetto ad altri tipi di shampoo. Secondo me avere anche delle piccole confezioni così ogni tanto per ristabilire l'equilibrio proprio del capello fino alle punte potrebbe servire invece di fare troppi impacchi, ma uno shampoo di questo genere e via. Penultimo prodotto per oggi, della Roche-Posay, è uno shampoo, se lo trovo in italiano è più facile, shampoo dolcezza estrema fisiologico, cuoio capelluto sensibile, adatto ai bambini, contiene acqua termale. Sinceramente, senza infamia, senza lode, però ha pulito bene il capello e come quello di Biofidra, anche questo, quindi adatto per i bambini, mi ha lasciato il capello più idratato rispetto ad altri shampoo che utilizzo di solito, però questo mi è piaciuto di più, anche come profumazione. Ultimo prodotto per oggi è questo kit acquistato su oddio, come si chiama? Lentiamo.it, vi lascio il sito al link. Oggi sto proprio fatta proprio fatta. Comunque, vi lascio il link del sito giù nell'info box e anche il link al prodotto. È un contenitore, un kit per viaggiare o per tenerlo in borsa per le lentine. È di questo bel rosa metallico che ci piace tanto. Qui ha, non mi voglio accecare, un bello specchio, ci metto la mano avanti e di qui ovviamente il contenitore per le lentine, questo è il contenitore non so da quanti ml per il liquido, mi cade tutto, va bene. Questo è il contenitore per le lentine, è molto capiente, mi piace tanto, poi è un bel color rosa e ci sono queste due pinze che però le due pinze sono degli strumenti che uno può utilizzare qualora avesse le mani sporche per poter con questa togliere la lentina e con questa stavo morendo strozzata con questa piccola ventosa per poterla prendere ed applicare. Io al momento non le ho ancora utilizzate perché mi fanno un pochino terrore solo alla vista, però può servire agli occhi, alle mani sporche, ma ti devi per forza togliere le lentine, quindi sempre meglio averle che non averle. Controlliamo che no, il rossetto se denti così. Ho fatto il video con il rossetto, spero di no. Ok, video recensione per questi prodotti finisce qua. Io vi invito a vedere anche il prossimo, che pure sarà una recensione di due prodotti molto interessanti. Nel frattempo, non ridico la tarantella che ho detto prima con te, campanellino e iscriviti. Lo trovo una cosa stupidissima. Comunque, se vi fa piacere, ovviamente, mi farebbe piacere ricevere il vostro pollice in su. Comunque, sorvoliamo. Io nel frattempo vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!